Marco Faraoni, giovinale del forum Metal Detto per Tutti, del gruppo Facebook Metal Detto per Tutti, del negozio Metal Detto Italia e Metal Detto 1.com. Adesso faremo delle prove in aria con l'Impact, le faremo veloci perché passano le macchine, quindi non possiamo usare le cuffie perché chiaramente voi non sentireste e dobbiamo farle molto veloce, quindi proveremo poche cose. Le cose che noi più ci interessano quando andiamo al mare. Allora proviamo una catena d'oro molto fina, eccola qui, rotta, siamo sui 22 centimetri. La sente ancora abbastanza bene. Quinario, riproduzione quinario romano. ...30 centimetri. Riproduzione denario romano. Sui 35 centimetri. Si sente poco l'audio, però vi posso garantire che è così. Riproduzione di un anconetano e un oro. Siamo intorno ai 33, 50 centesimi. E facciamo passare le macchine, se non si sente niente, è già basso il volume. Provo a alzarlo un po', ma non è solo il massimo. Sui 40 centimetri, 2 euro, torna ai 43-44, questa prova è stata fatta in All Metal con il generale 1, adesso provo in Deep, che dovrebbe essere quella più, che è un po' più profonda, ok, Deep, vado a vedere il gain, lo metto al massimo, così non è stabile, andiamo a stabilizzarlo, ecco, 80, siamo 83 di gain, il threshold in deep non me lo fa toccare, la discriminazione a 10, il volume ferro F5, ok, perfetto. La frequenza è la 14, ok. Siamo sui 25 per la catena. Quinario. ...37. Denario. ...40. Rivoluzione di anconetano. Sempre 40, 50 centesimi. Donne 45, i 2 euro. Siamo intorno ai 50, beh, una buona profondità per un metal detector che si metal detector di nuova generazione per tutti i tipi di ricerca, un ottimo compromesso
per chi vuole qualcosa di nuovo e che ormai è stanco delle vecchie ricerche, questo può essere un metal detector innovativo. Ok, adesso faremo la prova sul terreno e poi andremo al mare. Ciao a tutti da me e da Franco che fa le riprese.